Luci dell'Irno Costellazioni Infinite, a farci compagnia il sindaco Gianfranco Valiante. Abbiamo appena acceso le luminarie. Ecco, quali sono le prime sensazioni che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta? Ma il sindaco e l'amministrazione comunale sono felici se i cittadini sono felici. Mi pare che questa sera ci fosse questa condizione e questo sentimento, quindi siamo molto contenti. Quest'anno abbiamo scelto il tema fiabesco per i nostri bimbi, per le famiglie, perché Natale, le feste natalizie sono le feste dei bimbi, delle famiglie, quindi è tutto incentrato sui nostri più piccoli. La villa comunale col giardino incantato, con tanti personaggi tipici di Baronissi, che poi durante i laboratori e i percorsi di favole in cui i bimbi di Baronissi non solo saranno protagonisti, potranno comprendere bene, per esempio, chi fu la regina Margherita di Durazzo, chi fu Niccolò Fumo, chi fu San Francesco. Ecco, i bambini in laboratori quotidiani che cominceranno il primo di dicembre e fino alla metà di gennaio si divertiranno imparando, oppure impareranno divertendosi. La novità di quest'anno è che oltre al giardino incantato, ma anche altre luci nel parco della Rinascita, parco del Ciliegio, è che avevamo una tendostruttura con una serie infinita di spettacoli quasi ogni sera dedicati ai bimbi, in cui i protagonisti saranno, oltre ai bimbi, le scene di Saremo Alberi con Rai Yo-Yo, quindi famiglie e bambini al centro dell'attenzione della Costellazione Infinite Luci dell'Irno 2017-18 a Baronissi.